Era importante che fossimo tutti ad ascoltare prima di tutto, perché dire le cose è importante, ma bisogna anche sapersi ascoltare. Credo che, come hanno detto già tante persone, il fatto che siamo stati tutti qua è un dato molto importante, credo, per la città. E questa riunione di oggi, diciamo, apre, continua, sottolinea un tema che per tutti, l'avete detto tutti in tutti gli interventi, è un tema rilevante. Cioè, il moto ondoso non è una invenzione di qualcuno, ma è un dato oggettivo che va in qualche modo limitato. Questo penso che siamo d'accordo tutti, perché se su questo siamo d'accordo, penso che abbiamo già fatto un grosso passaggio in avanti, perché nessuno ha mai negato e mai vuole negare questa cosa qua. Adesso bisogna parlare, bisogna trovare le soluzioni, ne sono state affrontate tante, alcune sono di, diciamo, lungo periodo, in qualche caso anche di complesso periodo, perché immagino una riforma, c'è cioè una legge nuova, eccetera, la vedo sempre cose molto lontane. Io immagino invece che ci siano delle attenzioni culturali di tutti per comprendere questa idea del rispetto. Per me il rispetto è una questione fondamentale, perché si parte sempre dal rispetto, con le idee diverse, con esperienze diverse, con obiettivi diversi. Però il rispetto ci fa fare salti in avanti, piccoli che siano, ma l'importante è farne avanti. Ecco, per cui io voglio ringraziare il Polo Nautico per averci ospitato qui. Perché è vero, l'ha costruito il Comune, ma l'abbiamo dato in affidamento al Polo Nautico. Vela ha organizzato questa riunione, per cui ha messo le risorse e assieme abbiamo, con la vostra veramente piacevolissima compagnia, abbiamo passato, penso, una mattinata intensa, pesante anche, però ci siamo confrontati e ci siamo conosciuti. Questo era anche il motivo di non farlo, diciamo, da remoto, no? Perché non avremmo saputo le idee delle persone, ma era importante che si creassero dei momenti, fra virgolette, di amicizia, riuscissimo a superare le incomprensioni e ci sono persone che tante volte lavorano nelle divisioni. Io lavoro per unire, o almeno spero di tentare di fare questa cosa qua. So che è difficilissimo, però è una questione che dobbiamo fare insieme. E credo che, al di là dei ringraziamenti a tutti voi di rito, noi da adesso apriamo il canale per poter presentare le vostre proposte, ma anche quelle delle persone che ci ascoltano da casa, altri che non sono potuti venire, che non hanno pensato di. Però qui ci siamo venuti tutti, tutti hanno accettato l'invito, tutti sono venuti, persone che hanno anche molti impegni, eccetera. Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica perché mi ha chiamato prima per una questione urgente, gli ho chiesto di aspettare perché dovevo fare gli Stati Generali, ha detto di sì e che lo richiamerò appena ho finito la riunione. Questo per dire l'importanza che do a questa riunione, a questa città. Io penso che quattro cose possono essere le linee su cui ci muoveremo da subito, per non restare sempre sui discorsi vaghi del "vuemose bene", no, che serve a poco. Allora, il SISA, vi garantisco che sono molto determinato quando chiedo le cose, lo sono stato e sono certo che me lo daranno. Me l'ha garantito il ministro, me l'ha garantito il sottosegretario, il ministro Salvini, me l'ha garantito Rixi, che è il sottosegretario con la delega. Stanno cercando la prima occasione utile dove c'è un decreto legge dove possiamo inserire questa cosa. Qui sono davvero fiducioso, ci metto la faccia anch'io, ma sono convinto che stavolta il canale è quello buono. SISA vuol dire non automatico, controllo automatico, lo dico perché è un controllo dove noi vediamo le imbarcazioni, c'è un operatore di vigilanza, ovviamente un poliziotto, polizia locale, sempre perché, lo dico sempre per onestà ai cittadini. Questa città si è fatta carico di tutta la tutela anche delle acque che non sono di sua competenza. E l'abbiamo sentito più volte, ci abbiamo delle norme davvero confuse. Non è colpa di nessuno, perché il signor prefetto mi ha seguito attentamente sulle cose, ma veramente con tutte le autorità abbiamo lavorato insieme. È che c'è un impianto normativo che è caotico. Adesso questa impostazione di un'agenzia per la laguna, l'autorità per la laguna che dovrebbe entrare, ci darà una mano, insomma, a coordinare tutte quelle che sono i lavori da fare in laguna, perché ricordo che tra le cose importanti sono anche le infrastrutture. Allora, l'abbiamo detto a tutti, la città è finita, nel senso che è quella, non è che possiamo allargarla, estenderla, non, è una cosa particolare. È evidente che dobbiamo contemplare diverse necessità. Prima sentivo parlare delle rive, il tema delle rive è un tema importante. Allora, noi abbiamo dato la priorità a Veritas la mattina perché abbiamo fatto una raccolta differenziata diversa da prima. Le spazzature non sono più per la strada perché la mattina la gente può conferirle sulle barche. Per cui le barche devono restare lì. Veritas ha la priorità. Per
come ce l'ha il SUEM e come ce l'hanno i vigili del fuoco e le forze dell'ordine in esercizio di attività di emergenza, non per andare a bere il caffè. Quello è un altro discorso, diventa una barca ordinaria e normale, deve rispettare le normali regole. Come vale per tutti? Non c'è chi è buoni e cattivi. Questo dobbiamo tentare di fare tutti, ovviamente. Attenzione, all'interno ci può essere sempre quello che sbaglia. Come facciamo? Cioè, non è che sia qua, siamo tutti santi. Perché anche lì non si tratta di colpevolizzare le categorie o i gruppi, ma eventualmente di redarguire quella persona che magari quel giorno ha sbagliato, punto. Non è che dobbiamo fare un grande discorso. Le regole ci sono, sì, sono complesse. Allora, con questo sistema SISA noi riusciamo comunque a mantenere la legge. La legge c'è già, si tratta adesso di mantenerla e vale per tutti, ovviamente. Seconda questione, dobbiamo sapere che l'applicazione, dobbiamo saperlo tutti, che l'applicazione del rallentamento della velocità, che è quello che oggi possiamo fare subito e faremo subito, comporterà degli aumenti di costo, per cui aumenteranno i prezzi delle materie probabilmente, perché portare la merce potrebbe costare di più, perché non è detto che la merce potrà andare solo la mattina, può darsi che, chiederemo alle categorie economiche, per cui agli albergatori in primis, piuttosto che al settore del turismo, ma anche alla Biennale, ma anche alle grandi organizzazioni di cui tutti siamo fieri e orgogliosi, però caricano la città di persone. Dobbiamo renderci conto che non si potrà lavorare come una volta soltanto la mattina, perché poi alle 2 vado a casa, cosa molto bella, ma purtroppo in questa città dovremo lavorare con dei turni. Per cui il secondo piano su cui ci impegneremo sarà un piano del traffico. Chiaramente il piano del traffico non può coinvolgere soltanto la città e il comune, non perché non lo vogliamo, ma perché evidentemente ci sono altre autorità. C'è l'autorità del porto, tutto il canale della Giudecca è un'area gigantesca, fino ad arrivare tutta l'area che va a San Giuliano, qui dove siamo qui, non è autorità del comune. Noi facciamo sorveglianza, mettiamo dei costi dei cittadini, ma non sarebbe di nostra competenza, lo dico per essere sinceri, chiari, guardandoci in faccia, non è colpa di nessuno, però il comune sta facendo molto di più di quello che si potrebbe e si dovrebbe fare, mettendo questi soldi da parte dei cittadini di Venezia. Abbiamo risparmiato sul bilancio per investire sui vigili urbani, adesso sono arrivate altre 5 barche nuove che servono proprio per verificare un po' tutto, non solo la velocità, ma anche, ho sentito parlare prima dell'abusivismo, faremo un grosso controllo sull'abusivismo, che non è soltanto sulle barche a motore, ma anche su barche di ogni genere. C'è gente che fa servizi turistici non autorizzati, bisogna dircele le cose, e a tutti i livelli. E vorrei precisare una cosa, lo dico veramente per stemperare, perché un clima del genere mai e poi mai voglio fare nessuna polemica. Quando parlavo di barchette, attenzione, mai e poi mai io parlavo delle barche a remi, parlavo di quella barchetta, in particolare di un servizio specifico, no, in generale, che andava, portava dei telecronisti e faceva vedere, no, dentro il canale della Giudecca le onde alte. A quello mi riferivo, quando poi mi sono anche sbagliato col nome della canottiera e la Bucintoro. Per cui mi scuso di questo, ma insomma, ci sta dicendo tante cose, si può anche sbagliare, ma mai ho pensato, anche perché io del remo sono un grande sostenitore, abbiamo investito tantissimo sulla regata storica e su tutte quante le attività dei giovani, perché cultura del remo non vuol dire soltanto andare nelle scuole, signori, ma vuol dire andare in barca, vuol dire provare ad andare con remo, vedere cosa sono le onde, andare in barca, magari qualcuno potrà anche dire andate anche in mare qualche volta, perché andare in mare, se si rende conto che cos'è il mare, il Mose, la navigazione, il porto, dobbiamo essere orgogliosi di questa complessità, perché questa complessità è vero che è ancora irrisolta per tante fasi, sì, perché il mondo è cambiato e cambia continuamente, perché i ragazzi veneziani hanno cominciato a comprare le scarpe da internet come fanno quelli che abitano al Tarù, Magic Campi, e giustamente pretendono anche loro di avere le scarpe, vuol dire ulteriore traffico che non sempre si riesce a organizzare. Io almeno ne ho meno convinzione, ma se qualcuno mi porta un piano preciso, sono ben disposto a valutarlo. Sono convinto che è difficile, dalla mia esperienza da imprenditore, ne ho parecchia su questo, in termini di organizzazione, conviene invece risolvere le cose privatamente, cioè dove i privati in competizione, perché sennò dopo si arriva ad altre cose, diventano esclusive, ma quello, ripeto, sono assolutamente aperto a qualsiasi proposta. Il punto è che dobbiamo smettere di sentire dire faremo le proposte, studieremo e vedremo le proposte. C'è 50 anni che starò qua, sentimo dire, 50 anni che Venezia sta morendo. Non sta morendo niente, perché voi siete la testimonianza che la città è viva e che vogliamo mantenerla. Tra l'altro non abbiamo accusato nessuno, ma è chiaro che anche lì un grande unità generale, senza se e senza ma, per andare a chiedere allo Stato
il rifinanziamento della legge speciale, è chiaro che aiuterebbe quello che avete detto più volte, che noi stiamo facendo col settore nautico, quello di presentare la tecnologia, le novità ecologiche, i motori ibridi, eccetera, ma hanno dei costi. Una persona che lavora non è così scontato che possa pagare cifre importanti. Qualche anno fa c'erano già le barche ibride, è vero, senza grandi sperimentazioni tra l'altro, perché bisogna poi sperimentare le cose, perché un traffico finché vai sulla barchetta da sola è una cosa, quando ti entri su un traffico caotico devi essere sicuro che la barca funzioni a tutti gli effetti, proprio per un motivo ovviamente di sicurezza. Tutto questo a quel tempo costava molto, parliamo di 80, 100 mila euro, non tutti possono permettersi queste cifre semplicemente per avere una barca da lavoro. Adesso con il settore nautico, con tutte le aziende che hanno iniziato a fare sperimentazioni sui motori ibridi, perché purtroppo siamo solo noi che abbiamo questo problema al mondo, il resto, la nautica viene vista come un'auto da diporto, noi abbiamo un problema speciale, perché viviamo sull'acqua e siamo orgogliosi di farlo. Allora, il salone è andato molto bene perché tutte le persone sono venute a vedere i modelli, li hanno provati, io stesso ho provato le barche con i foiler, anche quello è un futuro, io credo di sì, però quando abbiamo fatto la sperimentazione, la dico semplice, qualcosa non ha funzionato, allora dobbiamo aspettare che sia, diciamo, verificata, testata, non è che si può buttare là i discorsi tanto per fare, lo dico uno che fa l'impresa prima di tutto, dobbiamo essere sicuri, adesso le metteranno in attività alcune barche in Danimarca, andremo a vederle, saliremo su queste barche, forse ci sono delle tratte molto lunghe, molto diverse, non certo quelle in centro città, sono barche che manovrano male in mezzo al traffico, ma magari per alcune tratte potrebbero essere messe in sperimentazione magari dalla CTV, visto che è il comune che fa la propria parte. Noi abbiamo le prime due barche ibride, sono già davanti al comune, sono già arrivate, qualche piccola cosa, qualche piccolo aggiustamento già abbiamo visto che va fatto, per cui ci vuole molta pazienza, il mondo non si cambia oggi e domani, e poi non abbiamo le leggi che, come avete detto più volte voi, possono obbligare i proprietari delle varie imbarcazioni a cambiare le motorizzazioni, perché nella terraferma in campagna c'è la motorizzazione civile, lì ci sono i diesel 1, 5, eccetera, eccetera, e lì possiamo bloccare i motori più inquinanti. Qui non c'è una legislazione, perché è inutile che attacchiamo, ci vogliamo chiunque, ma serve a poco. Qui c'è il RINA, ci sono altre funzioni che non hanno mai pensato, perché non c'è la necessità a livello nazionale, per quello, anche internazionale, non c'è nessuna richiesta, se non in questo tavolo, di avere una legislazione che aggiorni le motorizzazioni. Ovviamente cosa no buona e giusta, giustissima chiaramente, ma se tu fermi un motore inquinante non è una norma, semplicemente stai facendo un illecito, non puoi farlo. Non è che uno decide che si ferma. È chiaro che allora io dico, ecco perché ognuno si mette la mano sul cuore e cominciamo a ragionare in chiave anche di generosità della città, senza avere l'obbligo, che speriamo che arrivi, che la gente cominci a ragionare di cambiare le motorizzazioni. Ha ragione Marco Agostini, il sistema del traffico, il piano del traffico, ho appena detto come secondo punto su cui io lavorerò, è quello di dire facciamo una questione premiante, invece che pensare soltanto di dire multiamo, colpiamo, facciamo intanto tanti incontri anche magari bilaterali, pensando adesso all'uso delle rive più promiscue, cercando di trovare soluzioni magari non nell'ufficialità generale, ma con incontri lavorativi normali, insomma, ecco, dove cerchiamo di capire dove si può trovare un sistema di avvicendamento delle barche, proprio per non avere le terze e quarte barche in seconda fila su certi canali che diventano un problema per tutti. E vediamo invece se riusciamo a premiare quelle barche che cominceranno a diventare ibride, possono essere da lavoro di qualsiasi genere, ma anche turistiche, in maniera tale da dire magari in certi canali, in certi orari, in certe giornate, sempre perché poi bisogna partire piano piano, perché la maggior parte se no si rischia di bloccare tutto, magari diciamo sotto quel ponte puoi passare se la barca in quel momento va a elettrico, va in maniera sostenibile. È un modo per premiare chi farà gli investimenti sulle proprie imbarcazioni. Finisco dicendo che anche questo, il rallentamento che comunque andrà dato, non è detto che andrà bene a tutti. Ve lo dico già, perché alla mostra del cinema io non sono convinto che il miliardario di turno saprà che invece che metterci 20 minuti ad andare all'aeroporto, 30, ci metterà 50, un'ora. Dobbiamo tutti, anche chi organizza gli eventi, chi organizzerà gli effetti culturali, chi farà le mostre, chi fa le feste, tutti i cittadini residenti in città che hanno le barche, che stanno benissimo, che non hanno problemi, devono sapere che da questo tavolo parte l'idea della lentezza della città. Ma poi dobbiamo saperlo, che avrà dei ritorni. Lo dobbiamo dire. Aumenteranno per forza le tariffe.
E dobbiamo essere solidali con quei lavoratori, prima qualcuno l'ha citato, che durante il Covid non hanno guadagnato nulla. Perché intanto che qualcuno vedeva i branzini che c'erano sulle rive, i cefali, non si accorgeva che qualcuno falliva dopo i 2 anni di Covid in questa città. Perché va ricordato, per cui se anche, è vero che c'è stato un recupero, no, del turismo, Venezia soprattutto, abbiamo tutti i musei aperti, eccetera, ma io sono orgoglioso di questo, perché sono famiglie che lavorano, che danno a mangiare i propri figli, li fanno studiare, caspita, non possiamo essere così immorali da non renderci conto. Allora, facciamo un piano, il più veloce possibile chiaramente, ma anche quello che è più sostenibile possibile, anche dal punto di vista sociale ed economico, fare questo cambiamento un po' alla volta. Poi dico ai furbi, a quelli che pensano che tanto non cambia niente, guardate, io l'ho detto, perché è il mio lavoro, è il mio dovere, qui ci sono le forze dell'ordine, noi per forza di cose, su certi punti che abbiamo già detto, spiegheremo meglio, che sono punti per noi delicati, il bacino di San Marco, il bacino della Misericordia con Murano, quella zona là, della tutto quanto la parte dell'ospedale, qui a San Giuliano, in questi posti dove c'è promiscuità di persone, dobbiamo essere più attivi, più presenti, e anche a largo del Morosini, aggiungo, anche se lì non abbiamo il tutor. Se ci arriverà questo, noi applicheremo questo. Queste sono le due cose. Le altre due che ho, voglio sottolineare, che sono emerse dal tavolo, e questo chiaramente io l'avevo già detto al nuovo presidente che ci sta ascoltando dell'autorità per la laguna, bisogna cominciare di nuovo a scavare i canali della laguna, perché così forniamo alle società remiere, ai piccoli, alla vela al terzo, a chi vuol fare piccole attività, il canottaggio, piccole attività anche sportive, dei luoghi tranquilli dove possono andare tutto il giorno. Perché il lunedì mattina, bisogna dirlo, attraversare il canale della Giudecca a remi è un problema per tutti quanti. Per cui ci saranno delle regole per tutti, le scriveremo, le studieremo, le vedremo e le approveremo in Consiglio Comunale. Ci arriveremo sicuramente. Io voglio ringraziarvi di cuore. Poi l'ultima cosa che mi piace tantissimo, su cui io sono davvero molto d'accordo, è l'idea della formazione. Ma soprattutto l'idea, che qua bisognerà vedere quanto sarà fattibile, bisognerà vedere sui regolamenti al limite della città metropolitana se riusciamo a far passare, un aggiornamento tecnico per quanto riguarda gli operatori, perché non c'è solo i giovani da raccontargli come si fa la patente, ed è giusto che per dargli un motore in mano a qualcuno ci sia bisogno di una patente, ma forse anche un kayak che va sul bacino di San Marco ci sarebbe da domandargli se è sano di mente, visto che in certi momenti diventa più un rischio per lui e per gli altri. Per cui dobbiamo regolamentare il traffico di sta roba. Secondo me un aggiornamento degli operatori vale per tutti, anche per quelli della CTV, eccetera, eccetera, la storia delle scie, di quanta manetta si dà per tenere duro la barca, e anche, attenzione, le responsabilità che questi signori hanno, perché spesso, purtroppo, poi l'autista è responsabile lui di quello che succede, e per cui si mette in sicurezza, mette magari la marcia più avanti, perché dice così sono tranquillo che il battello resta fermo e nessuno si fa male, perché poi se qualcuno si fa male in questa città denuncia sempre qualcun altro. Se uno casca per terra è sempre colpa di qualcuno. È un dato di fatto, per cui dobbiamo comprendere le ragioni di tutto, del perché si fanno queste cose. Ma magari, abbassando i toni, come abbiamo fatto oggi, ragionando piano piano, non volendo colpevolizzare nessuno, forse con dei corsi di aggiornamento, con dei modelli più nuovi, con l'investimento della tecnologia, secondo me ne usciamo probabilmente meglio di come siamo entrati. Perché questa è una città dove i problemi arrivano prima, poi arriveranno agli altri. E noi possiamo diventare, e questa è la nostra responsabilità, di fronte anche a tutti i bambini che ci guardano per il futuro, perché allora dicono, beh, ma sti adulti non fanno solo litigate, ma sono anche capaci di costruire delle cose. Per cui grazie ancora, grazie a tutti e grazie alle istituzioni che sono state qua fino all'ultimo, al signor Prefetto e anche al Presidente che mi ha aspettato, adesso vado a chiamarlo. Grazie ancora, grazie.